Ciao a tutti amici di Eroe Italia 24 da Frankie, soprattutto buon Halloween, e il film che ho scelto di consigliarvi è The Fun House, il tunnel dell'orrore. Il regista è Toby Hooper, quindi quello di Non aprire quella porta, e questo qui, anche se minore insomma rispetto ai suoi film più famosi, secondo me è una visione interessante da fare in questa giornata perché vede questi teenagers che poi si introducono di notte in questo Luna Park, quindi se non l'avete già visto, secondo me potrebbe essere una visione interessante. Ciao a tutti amici di Horror Italia 24, il mio consiglio per Halloween è Il mistero di Sleepy Hollow, un film del 1999 diretto da Tim Burton, un regista che non ha bisogno di essere presentato, che dirige Christina Ricci e Johnny Depp, anche loro due navigati nel genere horror e dark, in una storia spaventosa, divertente, con un bell'intreccio giallo e adatta a tutti. Consigliato e buon Halloween! Quest'anno si sa, niente dolcetto o scherzetto, ma non significa che dobbiate accontentarvi. E poi, i dolci fanno male, meglio assumere un po' di proteine. Guardate The Green Inferno, film del 2013, diretto da Eli Roth, ispirato al capolavoro The Cannibal Holocaust dell'italianissimo Ruggero Deodato. Grazie agli effetti speciali, vi sembrerà di essere proprio lì con i cannibali a mangiare, masticare e sgranocchiare carne umana. Ciao a tutti amici di Horror Italia 24, il vostro Filippo Fiorenza qui e vi vuole augurare un buon Halloween 2020 consigliandovi Nightmare dal profondo della notte, 1984, primo film di Johnny Depp come attore protagonista. Heather Langenkamp, famosissima per film come Sotto Shock. E diretto da Wes Craven, vi faranno passare uno dei migliori Halloween della vostra storia. È la mattina di Halloween del 1976 e cinque giostrai vengono tenuti in ostaggio in un edificio fatiscente dove avranno 12 ore di tempo per sopravvivere ad una banda di maniaci, assassini e psicopatici. Questa è la trama di 31 di Rob Zombie ed è il mio consiglio per la maratona di Halloween. Il mio consiglio per Halloween riguarda un film d'animazione purtroppo sottovalutatissimo ed è dedicato in particolar modo a tutti coloro che, come me, sono cresciuti con i mitici Piccoli Brividi. Al centro abbiamo tre ragazzi, infatti, che hanno a che fare con una casa infestata. Sto parlando di Monster House del 2005. Ciao a tutti! Il film che mi sento di consigliarvi per questo Halloween è del 1985, una commedia giallo di Jonathan Lynn, da un soggetto di John Landis, ovvero Signori, il delitto è servito. Signori, il delitto è servito è una commedia riuscitissima, divertentissima, che vi consiglio assolutamente di vedere. Tra l'altro è la trasposizione cinematografica del gioco del Cluedo e ha ben tre finali diversi. Ciao a tutti e buon Halloween. Il film che vorrei consigliarvi è Alta Tensione di Alexandre Aja, un film del 2003 che racconta la storia di due ragazze, due migliori amiche, che si ritirano nella casa di campagna di una delle due per preparare gli esami di ammissione all'università. Durante la notte, però, uno sconosciuto armato di rasoio entra in casa loro con cattive intenzioni. Il film intrattiene benissimo per tutta la sua durata e sconvolge fino alla fine lo spettatore con numerosi colpi di scena. Per questo ve lo consiglio. Buonasera a tutti amici di Horror Italia 24, io sono Andy e in questa serata di Halloween e nella festa più bella che c'è al mondo e all'anno, io il film che vi voglio dedicare è Il Rito con il grandissimo Anthony Hopkins nei panni di esorcista. Non vi voglio spoilerare altro perché va visto e merita davvero, ispirato a eventi realmente accaduti, il film è una vera bomba. Ciao amici di Horror Italia 24 e buon Halloween. Il film che voglio consigliarvi io è del 1989 ed è diretto da Brian Usna. Si tratta di Society of Horror, una feroce critica contro l'alta società e chi vuole entrare a far parte di una determinata elite anche a costo di perdere la propria identità. Il film è narrato attraverso il punto di vista del protagonista, che potremmo definire narratore inattendibile perché paranoico, ma in realtà non ha tutti i torti. Buona visione. Un architetto si reca in un cottage per cui deve curare delle operazioni di ristrutturazione, ma appena arriva lì ha uno strano senso di déjà vu. Lì c'è già stato e da qualche parte ha già visto le persone che sta incontrando. Il film che vi consiglio stasera per la notte di Halloween è Incubi Notturni, un antologico del 1945 britannico composto da cinque storie che vi toglieranno il fiato, in particolare l'ultima, The Ventriloquist.
Oh. Allora, cari amici di Horror Italia 24, tutti i membri della redazione stanno consigliando dei titoli interessanti per questo Halloween. Potrei consigliare un film di nicchia, un indipendente, un cult del passato dimenticato? Banale, sarò banale, ma io consiglio, ovviamente, Nightmare Before Christmas di Henry Selick dal genio di Tim Burton. Che dire, non ha bisogno di presentazioni, un classico intramontabile e Scary Halloween a tutti!